Buongiorno Quarinerd, bentornati con un nuovo video. Oggi parliamo di una collaborazione di cui vi avevamo già accennato qualcosa sui nostri social, Facebook e Instagram. Seguiteci anche lì se non ci seguite. Un bel mi piace, un segui. Esatto. E questa collaborazione c'è nata da quando siamo arrivati ai 1500 iscritti su Facebook. E ci ha contattato appunto la scrittrice di questo libro, Linda Leccari, e ci ha chiesto, insomma, ci ha detto: oh, io ho scritto una storia sul Giappone medievale, vi interessa fare una recensione? Eccoci qua. E noi abbiamo detto: che fai, te ne privi? E quindi eccoci qua. E diciamo che, insomma, questo libro è abbastanza realistico, per così dire. Sì. Ambientato nel 1300. 1330, alla fine del periodo Kamakura. E allora, come abbiamo detto, Linda Leccari è la scrittrice, è edito da Idrovolante Edizioni ed che è del 2019. Esatto. E il titolo è Kaijin. Kaijin, l'ombra di cenere. Ricordatevelo fino alla fine il titolo. Perché serve. Sì. Serve tantissimo. Vadi. Bene. Il libro parte subito benissimo con la morte di uno dei due protagonisti. Le gioie della vita. Squarciate nel bel mezzo di una battaglia dopo che ne aveva già ammazzati una 10, 20, 30. 40, 50, alla volta. 100, 1000. E quindi la battaglia che si ferma perché questo era un samurai leggendario chiamato Demone in battaglia. E si autodefiniva un asura, quindi più di così. Insomma, le persone, perché, i classici samurai, di quelli che non se la tirano per niente. E muore quindi all'età di 70 anni. Ci sta che se la tirasse. 70 anni in battaglia, voglio dire. In battaglia solo perché si era un attimo distratto a contemplare quanto era bella la luna in quel momento. Mi piace. Cioè, alla fine è un giapponese, ci sta. È un giapponese. Non cosa vuoi dire? A 70 anni coi pensieri, però ormai la vita sta finendo, siamo arrivati veramente. E infatti è finita. Te l'hanno occupato. E questo è l'inizio della nostra storia a ritroso. Perché la battaglia si ferma giustamente per dare onore al leggendario appena defunto. Anche il suo avversario non ci stava credendo, quindi... Sono stato veramente io! E il regnante, il signore di questo esercito del nostro demone va per guardare l'amico, perché alla fine noi fin dall'inizio scopriamo che sono amici molto stretti, molto intimi. In quasi tutti i sensi. E il samurai dice le sue ultime misteriose parole al suo padrone, il quale, scosso da queste parole, cosa che scopriremo solo dire? Alla fine, quindi bisogna leggere tutto per capire, per comprendere e per sapere che cosa è stato detto. E inizia il suo viaggio fra i ricordi, il presente, dove fa tutte... Se allora mi aveva detto così, aveva fatto così, allora vuol dire che... Fa tutti i suoi ragionamenti. Noi lettori forse capiamo subito, dalla quarta, quinta pagina, che cosa era successo, che cosa potrebbe aver detto, ma non è così, lo scopriamo veramente solo alla fine. La forza di questo libro è vivere il Giappone del 1300, di quel periodo, avere la costante tensione che sì, stiamo scoprendo qualcosa di più sul passato dei nostri personaggi, però ci potrebbe essere una battaglia subito imminente, quindi bisogna rimanere comunque concentrati, comunque tesi.
come nel Giappone nel 1300. Come effettivamente era il Giappone nel 1300. Dove era più facile essere presi a botte che non vivere una vita normale. E questo costante scoprire cose nuove del loro passato, del loro legame servo padrone, ma anche molto affettivo, perché sì, per tutto il libro, o per almeno le prime 190 pagine su 211, il mio amico fraterno, il mio amico d'infanzia. E poi si scopre che insomma era un'amicizia molto amicizia, insomma, come dire, ci volevano intima. Tanto bene, ma di più, bro. Quindi un'intera storia basata sul cosa mi avrà voluto dire e sull'andare a scoprire e sul le cose. Ma l'ha voluto dire a me? O era in generale? Non era lucido perché stava morendo e quindi mi ha confuso per un'altra persona. Anche invece ha detto proprio a lui, nel senso. La prima persona a cui andrà a trovare per i suoi ricordi è la concubina del nostro demone. Che tu dici? Qui, però c'è la concubina. Magari. Vedrete poi, leggendo lo capirete. Sì, quindi se vi piacciono le storie basate sul cosa mi avrà voluto dire... O comunque questo... romanzi storici, perché è un romanzo storico abbastanza molto accurato. Sì. È scritto addirittura anche con la dialettica. Con la dialettica che da essere epica. Dell'epoca, quindi sì. Tutto questo linguaggio molto formale, questo linguaggio molto aulico e sempre attento, rispettoso, accuratamente selezionato per il periodo storico di cui stiamo parlando. Quindi veramente è un tipo di opera che vi porta, insomma, siete in Giappone porta, ma parlano in italiano, esatto. Mettiamola così. Esatto, poi comunque mette l'autrice delle parole tecniche giapponesi con il loro significato subito dopo. Quindi faccio un esempio banalissimo, il kabuto, l'elmo dei samurai, viene detto, anche solo quando devono pulirlo o devono vederlo. È tutto spiegato nei minimi dettagli. Esatto. È chiaro ed evidente che traspare che le persone che stanno vivendo questa cosa le stiano vivendo davvero. Vivendo, sì. È scritto talmente bene che sembra di immergersi, di essere lì, di vedere, sentire. Puoi quasi trovarti all'interno del paesaggio descritto e sentirne ciò che viene... Ci si può immedesimare perfettamente all'interno della scena. Che è tanta roba, nel senso. E i personaggi sono talmente vivi che li potresti confondere per dei tuoi amici, conoscenti, che conosci da una vita. Rischi di dargli un volto. Sì. Se hai un po' idea di quelli che sono i tipici volti giapponesi, gli dai un volto, li chiami per nome. È fatta. Quindi siamo veramente onorati di questa collaborazione, perché insomma non è da tutti incontrare un canale per puro caso e chiedergli una collaborazione così. E non è da tutti per noi trovarci a dover parlare di un'opera di questo tipo così accurata nei minimi dettagli e così scrupolosa in tutto ciò che viene descritto e viene fatto trasparire nella storia. Quindi intanto un grosso grazie a Linda se ci sta guardando e grazie per aver scelto Cuori Nerd per insomma sponsorizzare il tuo libro. Ve lo straconsigliamo, quindi cercate questo libro anche se è del 2019, leggetelo. Se riesci a trovarlo, se vi piacciono, leggere. Se vi piacciono i romanzi storici è giusto, se vi piace una storia ambientata in Giappone è giusto. Se vi piace un racconto che è a metà tra la mitologia e un racconto di pura fantasia è quello giusto, insomma ce n'è veramente per tutti gli occhi, mettiamola sì. Così, perché alla fine è un libro, parlare di gusti è per tutti gli occhi, per tutti i lettori. Quindi ve lo straconsigliamo
e speriamo insomma di avervi portato ancora una volta un contenuto piacevole e di vostro interesse, insomma, mettiamola così. Poi chiaramente su certe cose si può giocare di più, su altre di meno. Questa è un'opera su cui insomma si traspare un amore alle spalle per il Giappone di chi l'ha scritto, sì, e la coscienza di quello che stava di quello di cui stava parlando e del modo in cui ho voluto far trasparire le cose. Quindi libro straconsigliato, e diteci se l'avete letto, diteci se vi è piaciuto, e se lo leggerete, se vi abbiamo incuriosito. E come sempre ci vediamo al prossimo video, sempre con Quarinerd. Ciao!